La settimana che inizia sarà cruciale per il futuro del governo a Palazzo di Città a Brindisi. Come già ricordato nei giorni scorsi, l'ultimo Consiglio Comunale ha messo in evidenza prepotentemente una difficoltà numerica che potrebbe essere pericolosa per la tenuta della maggioranza in Consiglio Comunale. Fibrillazioni non nascoste da nessuno che nascerebbero prevalentemente dalla richiesta dei gruppi nati post elezioni di avere un loro rappresentante nell'esecutivo. E quando si è giunti a metà mandato per Riccardo Rossi, ecco la richiesta del cambio di direzione. Si avvicinerebbe sempre più dunque la possibilità di un rimpasto, ma c'è chi continua a spingere addirittura per l'azzeramento. Parlando in soldoni, al momento la maggioranza, seppur sul filo del rasoio, avrebbe i numeri per governare, nonostante sia passata da 21 a 18, avendo perso per strada Antonio Elefante, Giuseppe Massaro e Marco Vadacca, quest'ultimo fuoriuscito da Brindisi Bene Comune. L'approvazione del bilancio poi è stata rinviata al 31 settembre prossimo, slittamento che farebbe anche un po' respirare la maggioranza, perché significherebbe anche in parte spostare nel tempo leggermente l'ipotesi del rimpasto, ma di quanto? Lo si capirà proprio nelle prossime ore. Intanto le forze politiche che attualmente non hanno rappresentanti nell'esecutivo sono in pegno per Brindisi, Italia Viva e ora tocca a noi, giusto per rinfrescare la memoria. Dopo quanto accaduto nelle ultime assise, poi il sindaco avrebbe anche paventato, seppur non pubblicamente, l'ipotesi delle dimissioni, qualora i ricatti, tra virgolette, diventassero troppo pressanti. Insomma, il rimpasto sempre ha scontato e forse è davvero questione di giorni.